Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Vision Air e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Iniziamo subito con una nota positiva perché in totale gli incassi superano i 12 milioni e mezzo, con un più 48% rispetto alla settimana precedente e un più 58,64% rispetto agli stessi giorni di un anno fa. Ma andiamo a vedere nel particolare chi si è aggiudicato le fette di torta più consistenti. Partiamo dalla decima e ultima posizione con Birdman che, grazie anche alla eco dei premi Oscar conquistati, resiste in classifica dopo 6 settimane di programmazione e incassa altri 189.477 euro. Nono posto è un incasso di 241.837 euro per la prima nuova entrata della settimana, Black Hat con l'hacker Chris Hemsworth. Salendo sull'ottavo gradino troviamo la commedia italiana Noi e la Giulia che perde 4 posizioni ma strappa biglietti per 243.233 euro e che ho avuto la fortuna di vedere sabato. Mi sento davvero di consigliarvelo, si ride parecchio e si pensa. Settima posizione e 261.359 euro per Kingsman Secret Service. La spia Colin Firth è in discesa di 2 posizioni. Al sesto posto troviamo un'altra nuova entrata, il film drammatico e sentimentale Suite francese, che incassa 550.392 euro. Saliamo sul quinto gradino dove incontriamo il film d'animazione ex numero 1 SpongeBob fuori dall'acqua, che questa settimana perde 2 posizioni ma incassa altri 612.131 euro. Quarta posizione e un incasso di 878.298 euro per Nessuno si salva da solo, l'ultimo film diretto da Sergio Castellitto e tratto da un libro di sua moglie Margaret Mazzantini. Ed è arrivato il momento di scoprire quali sono i film sul podio dei più visti nel weekend appena passato. Medaglia di bronzo e un incasso di 1.275.844 euro per Focus Niente come sembra, che perde lo scettro e la vetta della nostra classifica. Medaglia d'argento per una novità tutta italiana, la commedia Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio, che ha strappato biglietti per 2.016.040 euro. È proprio questo il film che ha visto la nostra amica Donatella, che sulla pagina Google Plus di Vision Air ha scritto: purtroppo mi ha un po' delusa. L'idea era buona, ma il risultato è un film un po' lento e inspiegabilmente poco divertente. Nonostante tutto Bisio è sempre bravissimo e se decidete di andarlo a vedere, il costo del biglietto è ripagato da una straordinaria Ornella Vanoni. Ma adesso andiamo a scoprire chi si aggiudica la corona del re del botteghino di questa settimana, corona che spetta ad un'altra novità, Cenerentola. La versione dal vivo diretta da Kenneth Branagh incassa 5.125.252 euro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto tutti i giorni con le notizie e le curiosità dal grande schermo sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!